Domani scatta un altro fine settimana in fascia arancione. Da lunedì invece la Liguria torna gialla, ma la Regione ha deciso per le scuole superiori altri 7 giorni di didattica a distanza. Situazione ancora incerta, spiega il presidente Toti. Il trasporto scolastico è pronto a ripartire nell'area metropolitana, ma l'attesa di prolungamento di un'altra settimana. L'azienda, nata dall'unione tra AMT e ATP, intanto punta a migliorare il servizio e le linee. Sollievo per le commesse acquisite, ma preoccupazione per il 2021. All'Ilex di Chiavari i sindacati chiedono all'azienda di continuare con il confronto, in particolare sul tema degli esuberi. Hanno bloccato il traffico nel centro di Santa Margherita Ligure gli ambulanti del mercato settimanale e contestano il progetto della nuova piazzetta di San Bernardo che taglia in due l'area di vendita. Cresce il ricorso all'usura, dati preoccupanti a Genova. Le attività commerciali sono in difficoltà e le famiglie che non riescono a pagare l'affitto aumentano. La Fondazione Santa Maria del Soccorso ha predisposto piccoli prestiti. La cura degli altri, la solidarietà, l'attenzione al creato, i temi al centro delle iniziative del Mese della Pace 2021, le proposte di Azione Cattolica rivolte ai ragazzi e alle loro famiglie e a tutti i catechisti della diocesi. Chiavari, esperimento riuscito per il concorso dei mini presepi di Sant'Antonio. L'edizione online è stata un successo oltre le aspettative. Per il 2021 l'obiettivo è la doppia modalità, in presenza e digitale. Troppi cinghiali in Liguria, la Confederazione Agricoltori chiede misure urgenti come gabbie di cattura e abbattimenti mirati. Gli animali sono un pericolo costante per le colture e per le persone. Buonasera ai telespettatori di Tiguli Oggi. Dunque scatta domani un nuovo fine settimana in fascia arancione con i relativi divieti. Gli spostamenti saranno permessi dalle 5 alle 22, ma con autocertificazione sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e i ristoranti resteranno chiusi, aperti invece negozi, parrucchieri e centri estetici. Da lunedì però la Liguria tornerà in fascia gialla, almeno fino a domenica 17, con però ancora una settimana di didattica a distanza per le superiori. Sono queste le decisioni prese dal Ministro della Salute Roberto Speranza e dal Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Se da una parte i dati epidemiologici con un indice RT ancora sotto l'1% hanno permesso alla nostra regione di restare nella fascia di rischio più bassa, dall'altra il governatore ligure, per precauzione al fine di non peggiorare una situazione ancora fragile e uniformandosi alle regioni vicine, ha deciso di non far rientrare ancora in aula gli studenti delle scuole secondarie che proseguono così nella modalità della didattica a distanza. Ancora una settimana di attesa dunque per il ritorno tra i banchi per le superiori, periodo che permetterà di proseguire nei lavori di coordinamento con la prefettura per garantire i trasporti scolastici in sicurezza. Coinvolta in questo senso l'azienda unica provinciale dei bus nata dalla fusione tra AMT e ATP. Sentiamo. Da pochi giorni l'azienda di trasporto pubblico della città metropolitana è unica, con ATP assorbita in AMT. Non una fusione, ma un'integrazione, dice Beltrami, volta non a sacrificare qualcosa, ma a migliorare il servizio. Nasce una nuova azienda che coprirà l'intero bacino metropolitano, nuova azienda più grossa, più forte, più integrata. Quindi un'azienda che può dare miglior servizio e più tranquillità a tutti i lavoratori. Quindi vorrei sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, perché l'obiettivo strategico che ha in mente l'amministrazione è proprio dare un miglior servizio e garantire stabilità al futuro delle aziende. Subito l'integrazione organizzativa per una gestione unica dei processi operativi, poi si punterà sulla tecnologia per arrivare infine ad un unico sistema di tariffe e ad una miglioria del servizio attraverso uno studio delle linee dei bus. A Levante da alcuni giorni è già possibile l'acquisto incrociato di biglietti e abbonamenti, mentre la app di AMT consente di comprare i ticket ex ATP anche con le biglietterie chiuse. Il futuro della sede di Carasco, conclude infine Beltrami, non è oggetto di discussione in questo momento. Per quanto riguarda l'area del Tigurio, certamente un progetto che sarà da portare avanti al più presto possibile e vedere come fare l'elettrificazione della linea costiera, diciamo, che va da Rapallo a Portofino, e questo è un tema su cui cominciare il più presto possibile a ragionare. Prospetticamente vedere quali altre forme di alternative di combustione, di energia potranno essere utilizzate, se poter spostarci sul gas naturale liquido o se ragionare già in termini di passaggio all'idrogeno.
Torniamo alla situazione sanitaria, sono 400 oggi i nuovi casi di coronavirus rilevati con 4.563 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Aumentano di 11 le persone ricoverate rispetto alla giornata precedente, in totale sono 784, di cui 67 in terapia intensiva. 17 i decessi registrati oggi avvenuti tra il 15 dicembre e il 7 gennaio. In ASL 4 i positivi rilevati sono 35, oggi le persone ospedalizzate 81, due in meno rispetto a ieri, di queste 7 sono in terapia intensiva. Per quanto riguarda le vaccinazioni, erano 13.295 le dosi somministrate fino alla giornata di ieri, con le 2.954 programmate nella giornata di oggi si arriverà a 16.249, il 53% delle 30.545 dosi consegnate alla regione. E notizie che abbiamo letto sul nostro sito teleradiopace.com. Voltiamo pagina adesso, parliamo di lavoro. Fiducia per il futuro, ma preoccupazione per l'immediato. Sono i due sentimenti contrastanti che stanno vivendo in queste ore i lavoratori della Ilex di Chiavari. La notizia delle nuove commesse fa ben sperare perché assicurerà lavoro per i prossimi anni, ma restano i nodi da sciogliere per quanto riguarda questo 2021, quando in attesa della partenza delle nuove linee produttive si profila lo spettro degli esuberi. Abbiamo fatto il punto con i sindacati. Come è stata presa questa notizia delle nuove commesse? Un po' più di tranquillità, anche se il 2021 comunque sarà un anno difficile. È una tranquillità che ci mette in condizione di pensare in maniera positiva per il futuro. Abbiamo ancora almeno un anno di difficoltà da affrontare, perché dovremo comunque continuare con l'utilizzo degli ammortizzatori sociali che comunque scadono verso la metà dell'anno. È chiaro che sarà ancora un anno complicato, oltre al fatto che abbiamo dentro a questo quadro il tema degli esuberi, per cui l'azienda ci ha già comunicato che ci sono almeno 20 persone in eccedenza, nonostante l'acquisizione di questa commessa, che ricordiamo non parte prima della fine del 2021. L'azienda ha parlato anche di esuberi, di una trattativa che comunque era già stata intavolata prima, parlerete anche di questo ovviamente. Purtroppo sì, perché la fortuna è stata che sono arrivate queste commesse, per cui senza queste gli esuberi sarebbero stati molti di più. Ripeto, da parte nostra c'è la proposta di cercare di non perdere nessuno per strada. Fortunatamente è un'azienda, la qualità media è molto bassa e quindi è difficile trovare qualcuno che possa agganciarsi con questo sistema pensionistico appunto alla pensione. Cercheremo di trovare qualche soluzione che salvaguardi i lavoratori. Il dialogo con l'azienda comunque c'è dal punto di vista sindacale? Sì, sì, il dialogo con l'azienda è sempre, diciamo, mantenuto costante, aperto su tutte le vertenze, le vicende. Devo dire che sarebbe stato importante in questo periodo, che ci sono state appena da poco, a fine anno, le elezioni del rinnovo dell'RSU, che tutte le sigle fossero presenti in azienda e rappresentate. Questo è avvenuto, però adesso siamo ancora in fase di discussione, perché è importante affrontare con tutti i sindacati per fare forza anche sulle istituzioni e su tutto quello che fare squadra, diciamo, a livello fare sistema, perché quando ci sono delle difficoltà più si è, più idee ci sono, è più importante, più è facile uscire dai problemi. E ancora lavoro questa mattina. Gli ambulanti del mercato settimanale di Santa Margherita Ligure hanno bloccato il traffico del centro per protestare contro l'avvio del cantiere per rifare la rotatoria di San Bernardo e realizzare qui una piazzetta che taglierebbe in due l'area di vendita. Dicono di non essere stati coinvolti, ma l'amministrazione comunale sostiene il contrario. Sentiamo. Questo è Corso Matteotti a Santa Margherita Ligure. Nella parte più a est, il cosiddetto controviale, si svolge ogni venerdì il mercato settimanale. Non questa mattina però. Gli ambulanti non hanno allestito le bancarelle, hanno disertato la zona vendita per la prima metà della mattinata, nonostante il sole e i due venerdì precedenti di festa, e hanno bloccato la viabilità nel centro con i loro furgoni. Questo per protestare contro l'avvio del cantiere nella zona di Corso Matteotti che sbocca nella rotonda di San Bernardo. Chiesto e ottenuto un incontro con l'amministrazione comunale solo al
alcuni hanno poi effettivamente aperto i banchi. All'origine della protesta ci sono i lavori a San Bernardo. L'amministrazione prevede di rifare la rotatoria, pedonalizzare il primo tratto del controviale e creare così una piazzetta speculare a quella davanti all'oratorio che sarà risagomata. Questo per rendere più chiari i flussi di traffico e garantire sicurezza. I lavori sono iniziati a metà dicembre, ma poi ci sono state le feste e il primo mercato dell'apertura del cantiere è stato appunto quello di questa mattina. I commercianti contestano il progetto sia nel merito ma anche per il metodo. L'avvio del cantiere, che dovrebbe concludersi entro l'estate, taglia in due il mercato. Alla conclusione la situazione resterebbe questa. Gli ambulanti protestano poi per non essere stati coinvolti nella fase di progetto, come è avvenuto in altri comuni, e ricordano che già in precedenza, almeno altre due volte, le modifiche all'arredo urbano e alla viabilità sono state annunciate e non condivise. Allestire le bancarelle dove ci sono panchine, posteggi e dove all'altezza dell'area brissolese le auto tagliano il mercato non è sicuro né per chi ci lavora né per chi fa acquisti. L'amministrazione respinge le accuse e spiega di aver proposto la ricollocazione di 7 banchi in posti vuoti a febbraio del 2020 e di aver atteso le decisioni dei commercianti. Il mancato accordo tra i titolari dei banchi ha spinto a prendere una decisione netta, che però non ha soddisfatto. Di qui la protesta della mattina, che è terminata con gli ambulanti sotto la sede del municipio. E in riferimento alla protesta degli ambulanti, l'amministrazione precisa che gli stessi erano stati avvisati dei lavori in programma sulla viabilità e sui camminamenti di San Bernardo già a gennaio del 2020. Il 14 febbraio dello scorso anno si era tenuta una riunione per illustrare l'opera e da allora si era iniziato a prospettare la ricollocazione di 6-7 banchi interessati dalla presenza del cantiere. Nell'incontro avvenuto questa mattina con il sindaco e l'assessore al commercio Costa, gli operatori hanno avanzato obiezioni non sulla soluzione temporanea, ma su quella definitiva, ormai consolidata, del mercato settimanale, chiedendo la riassegnazione delle concessioni e una ricompattazione dell'area mercato, obiettivo non facile da raggiungere. L'amministrazione precisa che i disagi recati questa mattina non sono tollerabili nel rispetto reciproco di tutti. L'incontro è stato tuttavia definito positivo nell'intento di trovare insieme una soluzione al problema. E questo pomeriggio una frana si è staccata in via Romana, siamo a Lavagna, sotto il livello stradale, per circa 30 metri prima del civico 76 in direzione ponente. In via precauzionale il sindaco Mangiante ha predisposto la chiusura della strada. Domani mattina è in programma un sopralluogo del personale degli uffici tecnici per verificare la stabilità del tratto e valutare una possibile riapertura. Il comune ricorda che anche l'accesso a via Tigula da via Modena è momentaneamente interdetto per un piccolo smottamento. Fra le conseguenze della pandemia c'è l'indebitamento delle famiglie. Questo genera un rischio sociale elevato, in particolare il ricorso all'usura. Un tema delicato che ha mosso la Fondazione Santa Maria del Soccorso di Genova a predisporre un fondo per sostenere le famiglie in difficoltà, soprattutto nel pagamento degli affitti. Le difficoltà economiche delle famiglie liguri nella pandemia possono avere esiti drammatici. La Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso di Genova da settembre ad oggi ha affrontato 6 casi di usura negli ultimi 12 anni in totale. I casi denunciati e segnalati dalla Prefettura erano stati 40 e questa dunque è solo la fetta che emerge. Il nostro intervento in caso di usura lo effettuiamo se la persona si dichiara disponibile a denunciare o comunque almeno a mettersi in rapporto con l'autorità di polizia. Mi vengono in mente un paio di casi dove c'era una piccola attività economica di ristorazione nel centro storico che per effetto della pandemia è andata in ginocchio. Nella periferia genovese una piccolissima, proprio piccolissima attività dove per effetto della pandemia si sono ridotte di 2/3 le sue entrate finanziarie. I problemi per le famiglie sono soprattutto legati al pagamento del mutuo o dell'affitto. La Fondazione ha un fondo che impiega per sostenere le famiglie in difficoltà momentanea, in modo da evitare che cadano nella rete criminale e per garantire la spinta necessaria alla ripartenza. Per la pandemia abbiamo detto arriviamo a tentare di fare dei piccoli prestiti con l'intervento eventualmente in parte anche a fondo perduto, e ne abbiamo già erogate una dozzina di questi casi. Cerchiamo di dare una risposta
a questi problemi. La piaga del gioco d'azzardo, con le perdite vertiginose a cui spesso è associato, ha subito una metamorfosi. Confermati i dati relativi all'incidenza del gioco patologico sul totale della popolazione, in media l'1,5% degli abitanti del nostro paese, in Liguria questo si traduce in un 20-25 mila giocatori patologici. In questo caso il sostegno della fondazione si attiva solo se il soggetto inizia un serio percorso di cura nei CERT. Prima parte dell'anno sembrava che, e nonostante il lockdown dell'inizio dell'anno, non fosse esploso il gioco online, cioè il gioco in casa, che ragionevolmente potevamo pensare che fosse notevolmente incrementato. In questa ultima parte dell'anno ti risulta che l'essere chiusi in casa ti porta maggiormente al gioco online, ma complessivamente il gioco d'azzardo in Italia nel 2020 avrà avuto un calo significativo. Parlavano di una riduzione del 35%, che è ragionevole se si pensa che il fatturato del gioco d'azzardo, per la sua percentuale maggiore, è dovuto alle slot machine. La pagina diocesana adesso. In queste settimane alcuni sacerdoti della diocesi prenderanno possesso delle comunità loro affidate dal vescovo. Domani Don Bonaventure Nduimana inizierà il suo ministero pastorale in Valcichero, celebrando alle 17 la Santa Messa nella chiesa di San Bernardo di Celesia. Domenica Don Bonaventure celebrerà l'Eucarestia alle 9 a San Martino del Monte e alle 10:30 a San Colombano di Vignale, a San Colombano Certenoli. Sarà accompagnato dal vicario generale della diocesi, Don Stefano Mazzini. Sabato 16 gennaio alle 15 invece Don Andrea Borinato si insedierà nella parrocchia di San Pietro di Barassi a Lavagna, diventando noi parroco. Domenica 17 gennaio sarà la volta di Don Daniele Beronio a prendere possesso delle comunità di Carregli, Brizzolara, Acero, Belpiano e Temossi. Qui nella parrocchia di Santa Maria Assunta celebrerà l'Eucarestia alle 15. Don Daniele, che mantiene le parrocchie di Borzonasca, Levaggi e Prato sopra la croce, sarà coadiuvato dal diacono Enrico Devoto e da Don Pino Privitera. Anche Don Andrea e Don Daniele saranno accompagnati da Don Stefano Mazzini. Riprendendo il tema scelto da Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace 2021, l'Azione Cattolica Diocesana propone alcuni appuntamenti di gioco e di riflessione sul tema della cura come strada per la pace. Il percorso è già iniziato, in particolare per le famiglie, con la visione di un film e con la ripresa della preghiera della sera, curata da Don Maurizio Prandi, in diretta sul canale YouTube delle parrocchie della zona pastorale di San Salvatore. Sentiamo. Cura come atteggiamento e sguardo verso gli altri, verso il creato, attraverso la solidarietà ed il bene comune. Sono alcuni degli aspetti messi in luce da Papa Francesco nel messaggio per la Giornata Mondiale per la Pace, declinati e approfonditi nel corso del mese di gennaio, nei gesti proposti da Azione Cattolica ai ragazzi e alle famiglie. Lui parte proprio da tutte quelle persone che nel tempo della pandemia si sono presi cura. E mi colpisce molto come questa parola il Papa la leghi sempre alla tenerezza. Lui si è raccomandato di sostare a fianco del presepe, di accendere una candela, no, nel tempo di Natale, lasciandoci custodire dalla tenerezza di Gesù. Le iniziative sono iniziate con la visione casalinga di Big Hero 6. I ragazzi stanno rispondendo ad alcune domande su una piattaforma dedicata. In queste due settimane gli appuntamenti di gioco a distanza. L'invito è esteso a tutti i catechisti, gli animatori e i ragazzi della diocesi, ma questa occasione avrà anche un risvolto di solidarietà per mantenere ben presente il tempo che stiamo vivendo. A noi piacerebbe anche che possa essere un momento nel quale aiutare il fondo diocesano, no? Di prossimità, degli obiettivi che sono obiettivi di solidarietà e di cura, possano poi convogliare le persone, chissà, una piccola rinuncia magari in famiglia, però poter aiutare le persone che sono più in difficoltà. Il tema del messaggio del Papa per la Giornata per la Pace 2021 sarà approfondito poi nel corso di un incontro con Monsignor Mario Rolando venerdì 22 gennaio. Sabato 30 gennaio alle 20:45 nella chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari, la veglia di preghiera con l'intervento di Monsignor Tanasini, con alcuni animatori in presenza e la diretta al canale 218 di Telepace.
Sono intanto ripresi, giovedì 7 gennaio, gli appuntamenti di preghiera serali proposti da Don Maurizio Prandi. Un momento per i ragazzi, ma non solo, in diretta sul canale YouTube delle parrocchie della zona pastorale di San Salvatore. Cercherò in modo molto semplice, il più semplice possibile, di entrare dentro a degli aspetti che magari, chissà, qualcuno non, a prima vista non si aspetterebbe. La mangiatoia, che è capace di prendersi cura perché accoglie, lo scrigno, che è capace di prendersi cura perché una volta aperto regala le preziosità che ha dentro, la stella, che è capace di prendersi cura perché guida verso colui che, donando la sua vita, si è preso cura di noi. Con i presepi arrivati anche da fuori regione e i confini regionali, tantissime manifestazioni di affetto ricevute dai partecipanti. Per questi motivi la 40ª edizione del concorso dei mini presepi al santuario di Sant'Antonio a Chiavari ha avuto un successo oltre le aspettative degli organizzatori. Il concorso, nel rispetto delle disposizioni anticontagio, si è svolto interamente via Facebook. Nei giorni scorsi la premiazione. 40ª edizione del concorso di mini presepi, un'edizione diversa a causa, diciamo, delle restrizioni dell'emergenza sanitaria. Com'è andata? Allora, al di là delle previsioni, direi, sia come numero di partecipanti che come pubblicità, visualizzazioni, i social sono uno strumento molto potente e direi che questa è stata l'ennesima dimostrazione. Quanti sono stati i partecipanti? Allora, in totale 35, 26 per la categoria adulti e 9 per la categoria bambini. Quest'anno abbiamo diviso soltanto due categorie per agevolare le operazioni di voto. Sono arrivati dei presepi anche da, diciamo, da fuori confini cittadini quest'anno? Assolutamente sì, diciamo che l'esposizione sul web ci ha permesso di espanderci parecchio. Abbiamo infatti anche dato una menzione speciale per il presepe più distante, che quest'anno è arrivato addirittura da Cosenza. E poi abbiamo avuto presepi dalla Lombardia, qualcuno da provincia di La Spezia, qualcuno dal Ponente. Qual è stato o quali sono state le soddisfazioni maggiori di quest'anno? Innanzitutto le belle risposte che abbiamo ricevuto. I partecipanti, quando mandavano le loro fotografie, aggiungevano commenti, tanti hanno ringraziato per aver portato avanti il nostro concorso nonostante la situazione che stiamo vivendo. E quindi incontrare il favore delle persone è stata la soddisfazione più grande, sicuramente. Vedere che comunque, nonostante tutte le difficoltà, hanno avuto la voglia di mettersi lì, costruire un presepe e portare anche quest'anno un po' di magia nel nostro Natale. Una buona base per ripartire l'anno prossimo con la 41ª edizione? Avete già in mente magari delle novità? Allora, sicuramente la speranza più grande è quella di riportare il concorso nei locali del santuario, dove è da 40 anni e quindi, insomma, speriamo di riuscire a riportarcelo. Non è escluso che manterremo entrambe le situazioni, perché anche chi vuole partecipare con il presepe che costruisce in casa, non potendolo portare in santuario, potrebbe partecipare con una fotografia. Quindi, insomma, sicuramente non ci fermiamo e qualche cosa inventeremo. A Sesto Levante la Lega chiede al sindaco di intervenire per risolvere la situazione di degrado in piazza Sant'Antonio, dove vivono da anni senza fissa dimora. La Lega lamenta poi la costante presenza di mendicanti davanti ai supermercati, fornai e pastifici. I consiglieri Armanino e Smeraldi ricordano al sindaco che non mancano gli strumenti normativi per intervenire e infine chiedono quali programmi abbia l'amministrazione per migliorare la vita dei senza tetto presenti nel comune. E troppi cinghiali e pochi, troppo pochi cinghiali abbattuti negli ultimi mesi, per questo la stagione venatoria in Liguria rimarrà aperta fino a fine mese. Decisione presa da Regione e condivisa da CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, che però avverte la sola attività dei cacciatori non può essere sufficiente per limitare la presenza di ungulati sul territorio. Sentiamo perché. L'esperienza lo dimostra, la caccia da sola non può risolvere il problema dei cinghiali in Liguria. Così la Confederazione Italiana degli Agricoltori, che definisce questa fase come emergenziale, ha chiesto misure tempestive per limitare la presenza degli animali in regione, valutando l'installazione di gabbie di cattura e prevedendo un piano di abbattimenti mirati. Proponiamo che si avvii un ragionamento sulle gabbie di cattura, che ne aumenti il numero e ne renda più facile riuscire a
come dire, a utilizzarle, no? Poi nelle aree più critiche può essere utile anche per toglierne qualcuno. In secondo luogo, quello che chiede CIA Liguria è di trovare soluzioni a lungo termine per contenere un fenomeno che è sicuramente dannoso per i raccolti, ma può essere anche pericoloso per l'incolumità delle persone. Se escono fuori delle proposte appunto con base scientifica e disponibilità finanziaria, che vada a diminuire il numero di questi animali sul territorio, a noi va benissimo, non abbiamo per forza una strada unica. Diciamo che in questa fase è fondamentale che si diminuisca il numero, perché se no non ne usciamo. La situazione è in costante peggioramento e gli episodi di danni alle colture aumentano di anno in anno. Le pratiche per fare le richieste danni poi non sono così immediate, così che molti agricoltori scelgono di non fare segnalazioni in caso di episodi di entità limitata. Le piccole aziende o chi non ha dei danni enormi non fanno neanche la denuncia, perché poi le disponibilità sono poche, non è che ci sono molti denari in questa direzione, quindi c'è chi preferisce abbandonare magari delle fasce che pensare di andare a far avviare una pratica comunque difficile. E in ogni caso comunque il concetto di fondo è che i produttori vogliono vivere di quello che piantano e coltivano. La cronaca: è stato individuato dalle telecamere di videosorveglianza l'autore del danneggiamento della porta d'ingresso dell'Istituto Nata De Ambrosis di Sestri Levante. Si tratterebbe di un assistente tecnico che i responsabili dell'istituto stesso avrebbero cercato in diversi modi di aiutare, viste le evidenti difficoltà. Si è reso pertanto necessario da parte della dirigente scolastica allontanare dal servizio il dipendente e contestualmente si è provveduto a segnalare le condotte inadeguate dello stesso all'ufficio scolastico regionale, che dopo aver esaminato l'intera istruttoria dirigenziale ha proceduto dal punto di vista amministrativo per gli adempimenti di competenza istituzionale. Il fatto è avvenuto a ottobre, dopodiché sono scattate le indagini dei carabinieri. Il danneggiamento della porta sarebbe avvenuto dopo la notifica del provvedimento di sospensione. Un'auto invece si è ribaltata ieri sera intorno alle 22 lungo l'Aurelia, poco prima delle gallerie di Sant'Anna, tra Lavagna e Sestri Levante, all'altezza dei Bagni Cigno. Alla guida c'era una donna che è riuscita ad uscire autonomamente dall'abitacolo. Sul posto la Croce Verde di Sestri Levante, che l'ha trasportata al pronto soccorso di Lavagna. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per pulire l'asfalto in seguito a uno sversamento di olio e di benzina. E adesso, in breve, altre notizie dal territorio. Novità in arrivo per il Palazzo della Cittadella di Chiavari. Il Comune, in accordo con la Soprintendenza ai Beni Culturali, ha pianificato alcuni interventi per riqualificare la struttura. La Giunta ha approvato un progetto di fattibilità tecnico-economica per l'installazione di un ascensore e di scale antincendio per un totale di 130.000 euro. A Sestri Levante nuovi interventi di pulizia delle spiagge. Dopo le mareggiate della scorsa settimana sono iniziate oggi le operazioni di rimozione di legnami e detriti. L'intervento sarà concluso nei prossimi giorni. Questa mattina il Comune di Santa Margherita Ligure ha premiato i vincitori di Balconi di Natale, l'iniziativa che promuove l'addobbo di balconi, finestre e vetrine della città. Quest'anno, a causa delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria, le votazioni sono state espresse solamente via Facebook. Il consigliere regionale Claudio Muzio ha depositato un ordine del giorno per chiedere l'inserimento di odontoiatri, igienisti dentali, assistenti di studio odontoiatrico e veterinari tra le figure professionali con accesso prioritario alla vaccinazione anti-Covid-19. La proposta sarà discussa nella prossima seduta del Consiglio regionale, in programma il 12 gennaio. Dal 19 al 21 gennaio torna al Salone Orientamenti con l'edizione senior dedicata ai ragazzi delle scuole superiori che si affacciano al mondo del lavoro o ad un percorso universitario. Nelle tre giornate sul sito saloneorientamenti.it saranno disponibili oltre 100 webinar. Una nuova truffa online mascherata da modulo per l'attivazione del cashback. Lo segnala Codacons spiegando che si tratta di una mail da parte dell'indirizzo supporto@cashback.it con oggetto richiesta compilazione modulo e un allegato in PDF. Il documento in realtà è un malware per il phishing in grado di rubare i dati dal PC di chi lo abbia scaricato. La frode è stata scoperta dall'azienda D3 Lab, che si occupa di cybersicurezza.
Proseguono le modifiche alla circolazione autostradale per consentire interventi di manutenzione e ispezione. In A12, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, sabato 9 gennaio, sarà chiuso il tratto tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova. Ed è tutto per questa edizione di Tiguli Oggi. L'informazione torna domani mattina con il nostro TG Rassegna Stampa. Continua sul nostro sito teleradiopace.com e il canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.